Ben ritrovati cari amici d'Asti d'Orso, oggi secondo video dedicato ai sistemi di caricamento e dalle penne forse avrete intuito che parliamo dello stantuffo o pistone, chiamiamolo come dir si voglia. Solitamente questo era un sistema di caricamento riservato a penne europee di alta fascia. Ora in realtà si trova anche su penne pakistane, su penne cinesi, su penne taiwanesi. E proprio Twisby, a mio avviso, è stato uno dei brand che l'ha un po' reso più popolare questo sistema di caricamento, perché prima queste penne a stantuffo erano davvero molto costose. Twisby ha democratizzato questo sistema di caricamento offrendo penne a 30, 50, 60 euro anche con questo sistema di caricamento. Allora, come funziona il caricamento a pistone? Ma in maniera in realtà molto semplice, non è un sistema di caricamento poi complesso diciamo nell'uso. In realtà sottintende un meccanismo e quindi per realizzarlo ci vuole, non è sicuramente come il caricamento a cartuccia. Per vedere come funziona usiamo una penna stantuffo per eccellenza. Qual è la penna stantuffo per eccellenza? Malapelica. Tanti associano a Pelican l'invenzione dello stantuffo. In realtà, Pelican comprò il brevetto nel 1929 da un inventore ungherese Theodor Kovacs. A proposito di questo, vi invito sempre invito soprattutto i negozi, diffondete questo libro di Stefano Martini, Stilografiche, al cui interno trovate questo, ma anche tante altre cose sulle penne stilografiche. Mi raccomando, contattate la tipografia, cari negozi, e chiedete di poterne stampare. Il lotto minimo è 50. Questo libro ovviamente non è destinato alla vendita, quindi non è un messaggio promozionale, è un messaggio divulgativo. Ma torniamo alla nostra Pelican e andiamo a caricarla. Con cosa la carico? Con un inchiostro Pelican? No, facciamo un'eresia. La voglio caricare con un inchiostro Pilot. Perché? Ma perché mi piace questo inchiostro Pilot? Mi piace per la tonalità? Non solo, mi piace per la praticità, perché i giapponesi sono pratici, sono persone pratiche, magari non molto fantasiose, ma pratiche. Si generalizza ovviamente, quindi si dice delle fesserie. Bene, perché è bello questo calamaio della Pilot? Ma perché al suo interno ha questo ottimo cono che permette, adesso qui non si vede perché ovviamente si è formata la pallina, la bolla, permette di raccogliere l'inchiostro al suo interno e quindi il caricamento rimane più facile. Bene, come funziona? Nelle penne a stantuffo, il fondello della penna è in pratica il pomello del meccanismo per alzare o abbassare lo stantuffo. Quindi generalmente scende lo stantuffo, eccolo qua, lo vedete, muovendo il pomello in senso antiorario e sale muovendo in senso orario. Come si carica? Si fa prima scendere tutto lo stantuffo. Poi lo si immerge nel calamaio e quindi si aspira muovendo in senso orario. Questo procedimento io consiglio di farlo due volte per evitare rimuovere ogni residuo di aria. Ecco qua. E adesso abbiamo la nostra penna con dentro l'inchiostro Pilot. Ecco, qua già vediamo uno dei primi svantaggi del caricamento a pistone rispetto alla cartuccia, cioè si sporca la sezione, quindi abbiamo bisogno di un fazzoletto per andare a pulire l'impugnatura con la cartuccia, il fazzoletto non vi serve. Bene, e quindi guardate, è bello questo pennino, poi la vedremo questa penna a parte, ma adesso andiamo a scrivere un po' i pro e i contro di questo sistema di caricamento. Andiamo quindi a vedere quali sono i pro e il contro del caricamento a pistone con la nostra pelica. Pro e contro. Allora, i pro sono sicuramente la ottima capienza di inchiostro, quindi ottima capienza di inchiostro. Tra i contro, lo smontaggio. Smontaggio e pulizia, che non sono impossibili. Lo smontaggio, smontare il pistone di solito necessita di una sua chiavetta dedicata. Twisby in questo è fantastica perché vi dà nella confezione
una chiave per poter smontare il pistone ed è relativamente semplice, però non è proprio alla portata di tutti, ecco, magari alla portata del neofita. La pulizia, ok, sì, non è impossibile, però dovete sempre andare a svitare il gruppo scrittura e smontarla proprio per avere una pulizia completa. Quindi ecco, sono dei piccoli contro. E poi tra il contro è maggiore probabilità di rottura, non so, fare delle corna, però essendoci più parti in movimento è possibile che il meccanismo alla lunga si rompa, perché la maggior parte delle penne, soprattutto quelle sotto una certa fascia di prezzo, questo meccanismo ce l'ha in plastica. Per avere un meccanismo in ottone bisogna, mi pare, andare sulla Pelican M600, cioè la versione superiore a questa, quindi una penna da 350 euro. Tra i pro, beh, naturalmente, carico direttamente dal calamaio. Carico. E questo ha sicuramente un suo grande, grande fascino. Caricare direttamente dal calamaio, non dover passare attraverso siringhe, cartucce, quindi è un sistema fascinoso. Un po' vintage sicuramente, ma fascinoso. Poi, ovviamente, come avete visto, serve il pezzettino di carta, senza non ci andate avanti. Da chi è amato, o poi fatto macello, da chi è amato questo sistema di caricamento? Lo dicevamo, soprattutto dai produttori tedeschi. Quindi, dove lo troverete? Lo troverete su Pelican, su Montblanc, poi lo troverete anche su penne italiane, naturalmente, su Aurora, la famosa Aurora 88, una penna a pistone, una tra le più diffuse. Più difficilmente lo troverete su penne giapponesi, eh sì, perché i giapponesi le fanno, le penne a pistone, la Pilot fa la Custom 92. Però loro hanno un approccio molto più, se vogliamo, prosaico, più pratico alle questioni. Dicono: ma vi piace tanto il pistone? Ma perché andarvi a impelagare con un meccanismo che si può rompere? Vi do il converter. Alla fine, che differenza fa? Ora, ovviamente, alcune diciamo licenze estetiche, i puristi potrebbero dire avrebbero senso in caso di pistone, perché questo simula un po' il fondello di un pistone, ma in realtà ha solo una funzione estetica, mentre invece questa veretta qui, se non altro, serve a evidenziare il meccanismo. Il contro è, vabbè, lo dicevamo, un altro, non da neofiti, non è, secondo me, un sistema di caricamento da cui partire. Perché è poco diffuso? Anche se, come abbiamo detto, Twisby sta contribuendo a renderlo più diffuso, ma perché ovviamente c'è un costo maggiore per realizzare questo meccanismo, maggiore probabilità di rottura, quindi maggiore probabilità di rientro penne in casa, e quindi alcune case preferiscono tenersele alla lunga. Anche se poi ricordiamoci sempre che c'è Dollar che fa per 1 euro una penna a pistone. Si romperà? Ma probabilmente sì. Anche se questo più che un pistone è quasi un converter, è un captive converter, cioè un converter fisso. Però ecco, insomma, non pensiate che sia una cosa così, ecco, così costosa. Sicuramente implica delle lavorazioni superiori. E quindi un plauso a quelle case italiane che stanno iniziando, anche se hanno cominciato da poco, a produrre penne a pistone. Sto pensando, per esempio, a Leonardo, ma anche ovviamente Delta e altre, stanno scoprendo questo sistema di caricamento, che ha presa presso di chi? Presso i neofiti? No, ha presa verso gli appassionati, perché penso che io conosco tantissimi appassionati, per cui il caricamento di una penna stilografica deve essere quasi unicamente a pistone. È il mio caricamento preferito? No, forse il mio caricamento preferito lo vedremo nel prossimo video. Nel frattempo fatemi sapere qual è il vostro sistema di caricamento preferito, iscrivetevi al canale, un abbraccio e alla prossima da Stilusso.